ci sarà una novità che poi in realtà riguarda l'estate, sempre a livello radiofonico. Abbiamo destinato, cioè abbiamo deciso che Radio Arancia e praticamente Radio Velluto utilizzeranno quella che è Casa del Mare, soprattutto per promuovere il prodotto ittico, e quindi ci sarà questa novità appunto inerente all'utilizzo di questo locale da parte di una radio. Poi sostanzialmente aggiungo che per quanto riguarda sempre l'inizio di luglio avremo quello che è l'attività sportiva che si fa sul tamale, che abbiamo già visto l'anno scorso durante la rotonda, che è King of the Cage, Barbieri della Notte, che aveva esordito l'anno scorso qui, verrà il 3 e 4, cioè domenica e lunedì. Passando alla settimana successiva, quindi sostanzialmente ci troviamo nella fase del 7 e 8, abbiamo un'altra novità, anzi altre due novità più o meno. Una è quella del Festival degli anni 80 che interesserà tutta la città. Io chiederei all'organizzatore se ci può venire su e spiegare quello di cui si tratta. Grazie. Sì. Intanto vi ringrazio, comune, gli assessori, i consiglieri, tutti, per aver creduto questo evento che è la sua prima edizione. Semplicemente saranno 3 giorni, nel quale ci saranno 3 concerti serali, alle 9:30, nella piazza principale. I concerti saranno di tribute band, ci sarà la tribute di Madonna, dei Duran Duran e dei Rockets, che qualcuno di voi si ricorderà per gli argentati. Sono tribute band, quindi chiaramente non sono gli originali, perché sarebbero dei costi spropositati. Oltre a questo ci sarà una sala giochi con i vecchi giochi degli anni 80, quindi cabinati, flipper, che saranno dentro al forno monaio, quindi si potrà giocare liberamente. E poi ci saranno degli stand all'interno della piazza, mangiare, bere, e anche una fiera, anche se non è una vera e propria fiera, ma è un market del disco. Quindi una piccola fiera del disco, dove ci saranno, spero, esclusivamente dischi e cassette, insomma, per ritornare, per entrare nel periodo degli anni 80. E io direi che all'incirca ho detto tutto, non c'è nulla altro da aggiungere, se non ancora ringraziarvi per aver creduto in questo evento, sperando di poterlo ripetere negli anni a venire. Io sarò molto conciso. Vi ringrazio ancora, grazie.